potremmo iniziare e niente, poi entreremo nel merito dopo del perché facciamo questa conferenza stampa, perché la base di tutto è il materiale che presentiamo, che adesso vi faremo vedere un video che più o meno raccoglie il materiale che ci è stato fornito, che noi ci siamo presi più che altro l'incarico di presentare. Dietro a questo lavoro ci sono più persone che ci hanno recapitato questo materiale, noi l'abbiamo visto, ne abbiamo verificato tutta la veridicità e decidiamo di presentarlo pubblicamente. Poi, ripeto, entreremo dopo nel merito perché vale la pena vederlo. Il concetto fondamentale che noi però vogliamo portare da subito è proprio un concetto chiaro sulla giustizia, no? Sulla giustizia e sulle forme. Il movimento No TAV è attaccato ogni qualvolta si muove in qualsiasi modo, ci fanno le radiografie su come facciamo le nostre mobilitazioni o quant'altro. Ad oggi abbiamo ancora, dopo l'inchiesta che c'è stata in piedi, abbiamo ancora 8 No TAV che sono all'interno del carcere con un'inchiesta corposa che ha più di 200 pagine di atti, ci sono fotografie, ci sono video che in teoria incastrerebbero, no? Gli indagati, perché arrestati ed indagati, perché ad oggi di questo parliamo. Noi adesso dimostreremo che nello stesso materiale che la Procura della Repubblica ha a disposizione dal 3 luglio stesso, parliamo del periodo del 3 luglio, nella realtà è in mano moltissime prove schiaccianti per fare un'inchiesta che non guardi solo la responsabilità dei manifestanti. Ci è stato detto in più casi che l'inchiesta non era un'inchiesta contro il movimento No TAV, ma nasceva dall'idea di colpire dei reati specifici. Noi adesso vi dimostreremo, e dimostreremo poi pubblicamente, perché tutto questo che video e gli atti che faremo circolare di per sé da oggi sono pubblichi, dimostreremo che invece la Procura della Repubblica ha in mano moltissimo materiale per indagare, e forse anche di più, diversi soggetti delle forze dell'ordine che si sono macchiati di gravi atti, molto più gravi di quelli dei manifestanti, se poi possiamo anche dirlo, ma ripeto, lo vedremo dopo, e ad oggi non ci risulta che ci sia neanche, nonostante esistano degli esposti, esistano delle denunce da parte di diversi soggetti, non esista nessuna inchiesta da questo punto di vista. Quindi passerei a presentarvi facendovelo vedere il video nasce, vabbè, è la giornata del 3 luglio e diciamo è l'approfondimento di quel video che avevamo già reso pubblico mesi or sono, dove poi era girato su moltissime testate informative, dove si vedeva da lontano l'arresto di un manifestante percosso da moltissimi agenti di polizia fino a un momento in cui poi non si vedeva nulla. Questo video invece vi farà vedere quello che è successo dietro le quinte di quello che è successo, e poi entreremo nel merito delle cose dicendovi anche in maniera più specifica da dove nascono, insomma, le prove che noi abbiamo. Quindi ti passo. Thank you.
questa è la parte del video che abbiamo già trasmesso in passato. Vede, chi ha visto il compagno trascinato all'interno. Si visto il compagno trascinato all'interno, adesso si vede bene che lo stanno bastonando sulla parte destra dello schermo. Da notare che quel giubbotto rosso che c'era in fondo, lo vedete, è quello indossato dal capo della Digos di Torino e quindi era presente sul posto. Questi sono i soggetti numerati così che adesso andremo a vedere attraverso delle fotografie da dietro come si comportavano in quel momento. Questo è il momento in cui Soro viene portato dentro e qui iniziano le prime, come potete vedere, adesso poi ci fermeremo, ci sono due cacciatori. I bastoni che non paiono molto d'ordinanza. Adesso entreremo nel merito di tutti i dettagli che prima abbiamo, appunto, abbiamo chiamato soggetto dall'1 al 4. Qui potete vedere il famoso bastone d'ordinanza di un cacciatore. Abbiamo tutta la sequenza mentre colpisce più volte. Qui è abbastanza chiara. Questa è la parte invece del secondo soggetto, che è questo agente senza casco. Con volto scoperto, quindi identificabile. Qui abbiamo, si è entrati nei particolari per il riconoscimento. Passiamo al terzo soggetto, sempre del reparto dei cacciatori, che anche lui è munito di un bastone e colpisce solo ripetutamente. Abbiamo indicato qualche particolare, un tatuaggio che abbiamo ricostruito poi nel dossier. E questo è l'ultimo soggetto che si allena a calcio mentre avviene il trascinamento del manifestante. Qui passiamo ad altre foto che ritraggono le forze dell'ordine sempre dalla prospettiva che non vedevamo, e qui faccio notare così in maniera particolare un nuovo equipaggiamento standard della Celere, che ha una pietra, questo lo conosciamo bene, un manganello impugnato al contrario, però non contento è dotato anche di manico di piccone, pronta l'evenienza. Noi lo contestualizziamo e poi c'è questa scena che, come possiamo immaginare che si possa dire è stato sequestrato e quindi ce l'aveva dietro, così invece dimostriamo anche il momento tranquillissimo in cui se ne va. Questo è quanto il video
che ci sembra possa racchiudere un po' appunto tutto questo materiale che ci è stato fornito. Io spero che si consideri nella giusta maniera quanto stiamo facendo vedere, perché crediamo sia di una gravità inaudita. Parte di per sé l'atto, partendo da una persona singola, l'accanimento che c'è stato nei suoi confronti, potete anche vedere l'equipaggiamento e tutto il resto. Abbiamo, cioè, appunto, il lavoro che ci è stato dato, il nostro compito appunto è questo qui, di presentarvelo. È un lavoro che in teoria può facilitare il lavoro della procura, no? Perché noi quello che ci continuiamo a chiedere, quando abbiamo visto tutto questo materiale, ci siamo fatti delle domande, nel senso che abbiamo visto il materiale che è stato consegnato per gli arresti dei notav, e sappiamo che buona parte di questo materiale è interno, fa parte del materiale che c'è in quell'inchiesta, quindi non è un materiale autoprodotto o quant'altro, è rintracciabile completamente all'interno di tutto il dossier che è stato presentato in quell'ordinanza, che ripeto sono moltissime, sono più di 200 pagine. Quindi il dubbio che solo non sta a noi, insomma, dire cosa bisognerebbe fare, però abbiamo in tutto questo tempo, ci sono stati numerosi dibattiti, numerose affermazioni da parte della procura e abbiamo poi anche estrapolato qualche frase, no? Qualche frase che diceva chiaramente che ad esempio un magistrato non si può girare dall'altra parte di fronte a un reato, non si può pensare che la magistratura indaghi a senso unico, e noi invece ci permettiamo di sollevare il dubbio, perché vi ripeto, questo materiale è tutto completamente a disposizione della procura, da oggi non sarà di più, perché lo forniremo come ci è stato dato, che ci sembra un lavoro ben fatto e accurato, e quindi a questo punto credo che si possa facilmente procedere. Sono tante le cose che si potrebbero dire, c'è una vecchia questione che è sempre attuale, no? Che poi ci verrà imputata, che è quella che l'antisommossa non può essere riconosciuta perché sono tutti uguali, non esiste un numero identificativo come succede in altri paesi. Questo può essere vero, ma noi abbiamo dimostrato, insomma, attraverso questo materiale, che invece qui non parliamo di casco e fazzoletto, ma parliamo di un viso, parliamo di un reparto scelto d'élite, che è quello dei carabinieri, che tutti conosciamo come cacciatori, ha solamente due unità, una è di stanza in Sardegna, l'altra in Calabria, la terza istanza oggi è Piemonte, che questa è un'altra contraddizione, è composta da meno di 200 elementi ciascuna. Noi dimostriamo lì che ci sono due soggetti ben identificabili che hanno commesso questi reati, quindi non parliamo di un lavoro così lungo e così difficile, se l'intenzione, ripeto, è quella di colpire tutti, no? Visto che il concetto era questo. L'ultima cosa che dico, poi passo la parola ad Alberto, è che comunque c'è, ripeto, la domanda che ci facevamo in dicendo questa conferenza stampa era giustizia a senso unico, e giustizia fra virgolette. Qui parliamo di reati che sono ben più gravi di quelli che sono imputati agli stessi manifestanti, perché questo è il dato di fatto, tanto più che sono commessi non da semplici cittadini, ma appartenenti alle forze dell'ordine. Quello che ci chiediamo, la domanda che facciamo, e che, insomma, bisognerebbe capire che avere dei dati certi rispetto alla procura di Torino, che, insomma, voglia indagare, sia in grado di indagare da questo punto di vista, quindi non ragionando solamente a senso unico. E poi la questione che riguarda il TAV, la Torino-Lione nella fattispecie, ci sembra che più si vada avanti più sia una situazione complessa, dove si parla di infiltrazioni mafiose, dove si parla di tanti soldi pubblici da dividere e quant'altro. Una procura che decide di muoversi solamente in un certo tipo di ottica, più a depotenziare il movimento popolare rispetto all'ottica complessiva, non sappiamo, sinceramente si fa fatica a fidarsi e dire che tutto andrà nel miglior modo possibile, con le stesse frasi che ho riportato
prima, contando che la legge dovrebbe essere uguale per tutti. Ci sembra una situazione viziata che fa sì che ci siano ancora dopo due mesi diversi manifestanti in prigione. Abbiamo denunciato in isolamento, abbiamo denunciato solo la scorsa settimana la condizione in particolare di Giorgio Rossetto, che è in isolamento da più di un mese e mezzo a Saluzzo. C'è chi ancora, anche chi non ha un livello detentivo in carcere, continua a vivere diverse restrizioni della libertà, soprattutto quella di non poter uscire da Torino, chi ha le domiciliari con tutta una serie di prescrizioni e man mano via discorrendo con tutte le misure che possono esistere da questo punto di vista. Noi facciamo questa domanda qui, ci presentiamo quanto ci è stato fornito, perché ci è sembrato no, buono presentarlo, perché diamo una mano anche a chi di dovere. Evidentemente il dossier che avete è stato fatto molto bene, spiega bene, contestualizza le cose. Diciamo che rispetto a tante altre volte non ci sono molti dubbi in merito su come siano andate le cose, quindi da adesso per quello che mi riguarda la palla passa a chi di dovere. Qui c'è tutto è pubblico, noi il modo che abbiamo è questo, cioè quello di rendere pubbliche le cose, perché ci sono state anche, se non delle denunce, anche da chi è stato malmenato, e non, ad oggi non ci risultano delle indagini in corso. Vedremo se avremo delle risposte in questo modo. Sì, io faccio notare un'altra cosa. La premeditazione di questa operazione, che è scritta anche nell'interno del dossier che vi è stato dato. Però, analizzando e incrociando i dati della relazione dell'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare, questo dossier, e analizzando i tempi che ci sono forniti in questo materiale, si può notare che le operazioni sono partite dalle 12:30 da parte della polizia e dei carabinieri, delle cosiddette forze dell'ordine, che sono usciti dall'area dell'area archeologica della Maddalena e sono andati a prelevare i dimostranti che si trovavano all'interno del bosco. Però se noi andiamo a prendere le accuse che hanno fatte ai notari, scopriamo che tutte le fotografie, tutte le accuse che vengono rivolte partono dopo le ore 13:30. Allora noi siamo autorizzati a ritenere che ci sia stata una reazione a questi gravi fatti che denunciamo, perché se questi fatti sono avvenuti, in particolare le fotografie che sono state prese tra le 12:50 e le 12:53, e le reazioni che vengono contestate sono dopo le 13:30, allora ci autorizza a dire che chi era lì ha visto e ha capito quello che stava succedendo, e c'è stata una grave reazione. Non è vero che i poliziotti si sono mossi per contrastare i notari, perché se noi andiamo a prendere la fotografia che viene fornita, presa dall'elicottero, a pagina 56 dell'ordinanza, che dice: mostra l'area archeologica teatro degli scontri più violenti, in cui si vede un nutrito gruppo di notav che avanza dal bosco, ore 13:19. Andiamo a vederne delle altre: 13:23, 14:50. Allora, il problema è che forse tutto è stato visto confondendo il film, montando in un modo strano il filmato. E allora ci sono state delle accuse che sono state decontestualizzate e detemporalizzate.
E questo ci sembra grave. Ci sembra grave perché, come ben sappiamo, se noi facciamo un film e poi lo montiamo al contrario, possiamo cambiare addirittura i dati. Possiamo far vedere quello che non è, vedere il contrario della realtà. E allora noi crediamo davvero che queste cose siano abbastanza gravi. Se poi andiamo a prendere le fotografie che sono in mano alla magistratura, in particolare quello dell'aggressore numero 3, che ha un tatuaggio molto strano sul bicipite sinistro, un tatuaggio che io, vedendolo non ingrandito, mi sembrava addirittura scritto in alto. Invece poi, vedendolo ben ingrandito, si legge anche quello che c'è scritto. E c'è scritto: per una presa in giro, il capitolo 4, 6, 8 della lettera di San Paolo a Timoteo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora credo che non tutti gli appartenenti al corpo dei cacciatori abbiano questo tatuaggio sul bicipite sinistro. Soprattutto quel pugno di cacciatori che erano a Chiomonte il 3 di luglio. Potevano essere 20, potevano essere 30. E siccome hanno ottenuto la trasferta, sicuramente sono tutti registrati bene. Allora ci poniamo la domanda e diciamo: come si fa a non capire chi è questo personaggio? Questo personaggio, che come si vede molto bene da quel video che sta passando di nuovo adesso, non solo bastona, ma impugna il bastone e lo infila nelle costole di sotto. E allora questo credo sia particolarmente grave. Credo sia particolarmente grave perché dimostra un'omissione di indagine. Ora, siccome questi personaggi sono ancora in servizio, se c'è qualcuno che può reiterare il reato che noi qui facciamo vedere, sono sicuramente loro. Sono sicuramente loro che possono reiterare il reato, molto più che Rossetto, molto più che Guido Fissore. Molto più degli altri, perché in ottavo al massimo possono reiterare il reato di fare una manifestazione, questi possono reiterare il reato di ferire gravemente delle persone inermi. Voglio anche ricordare che per la legge italiana, per il codice penale, quando una persona viene tradotta in stato di fermo, cioè viene presa dalla polizia, tanto per capirci, diventa sacra e intoccabile. E questa persona, teoricamente, non potrebbe essere malmenata. Teoricamente non potrebbe essere sprangata. E se chi compie questi fatti è un pubblico ufficiale, ci sono delle aggravanti molto pesanti. Se questi fatti avvengono di fronte ad un numero non indifferente di pubblici ufficiali, c'è un'altra aggravante, c'è un concorso, c'è addirittura il fatto che il fatto avviene in più di tot persone. Ora, come mai queste cose vengono imputate ai notavi e non vengono imputate alla polizia? Siamo di fronte ad un altro caso Bolzaneto, siamo di fronte ad un'altra Diaz. Noi non ci dimentichiamo
che un alto funzionario della polizia condannato in secondo grado continua ad essere in servizio e a dirigere attualmente la Polfer di Torino. Queste sono cose molto gravi in uno Stato che vorrebbe essere uno Stato di diritto, dove la legge non è una ciabatta che si infila e si toglie a piacimento. Io credo veramente che se vogliamo dare credibilità alla giustizia, se vogliamo dare credibilità alle istituzioni, queste cose debbano essere perseguite con almeno altrettanta fermezza con cui sono state perseguite i presunti reati commessi dai notari. Lui l'ha fatta la denuncia, cioè la querela personale. Le hanno fatte fin da... Le hanno fatte, scusa, perché ce n'è più di uno? O è, oltre no, no, ce n'è più di uno. Ce ne sono molti che le hanno prese. Nel... No, ma lui ha... Cioè, c'è uno, sì. Sì, 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 alla fine c'è un altro ragazzo che quello... No, ma dico, lui l'ha fatta la, sì, la denuncia, sì, sì, personale per violenza. Sì, 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 sono partite tutte le denunce. Come sono partite le denunce di quelli che gli hanno spappolato la faccia sparandogli il lacrimogeno in faccia, come sono partite le denunce di Iuri, come sono partite tutte le altre denunce. Sicuramente nessuno di noi è andato a farsi refertare un mal di schiena. Oppure nessuno di noi, come la gente della Digos, che si è fatto refertare una frattura della corona dentale guaribile in giorni uno senza nessun altro trauma. Io presuppongo che abbia tentato di aprire coi denti una mandorla o una noce e si sia rotto la corona dentale, perché se fosse stato colpito anche soltanto da un pugno non aveva solo la corona dentale e non aveva soltanto un giorno di prognosi. Questo fa parte dei 260... feriti. Ci chiediamo poi, leggendo l'elenco dei feriti, se sono a norma gli attrezzi e le protezioni che gli forniscono il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia e gli altri. Perché quando tra i traumi ci sono dei traumi al volto, abbiamo visto che hanno quel popò di ambaradan, dalle maschere antigas, al casco, alla visiera e a tutto il resto, ci chiediamo se queste visiere, questi paracolli e tutto il resto siano a norma, perché a nostro parere, viste queste cose, non proteggono assolutamente. Poi facciamo notare che tutte le distorsioni, e ce ne sono decine, non possono essere imputate alle pietre dei notavi, ma se uno va in montagna e mette male un piede è piena storta. Voglio dire che non si può accusare tutti di tutto. Non si può accusare in ottava delle intossicazioni da gas CS, e ce ne sono decine. In ottava hanno subito le intossicazioni da gas CS, non è che le hanno create. Allora, queste cose qui, sempre per una questione di correttezza, andrebbero scremate ed evidenziate. Adesso stiamo facendo un'analisi molto attenta con dei medici, eccetera, su tutte queste prognosi e questi incidenti che sono avvenuti. Perché alcuni possono essere stati creati e fatti da alcune reazioni dei notari.
ma tanti, tanti altri, ci dispiace tanto. Ma se io vado per funghi e mi storco una caviglia, non è colpa della polizia. Allora, le cose bisogna saperle valutare nella giusta ottica. Ci sembra veramente che in questa vicenda, in questi fatti, in quello che è successo nella seconda metà del 2011, io credo veramente che si sia guardato col paraocchi in una sola direzione per criminalizzare il movimento notar. No, capisco che insomma non me ne vogliate, ma io devo fare una domanda che forse non è la sede giusta, per carità, ma vorrei insistere sul carattere, sulla cosa importante che hai detto, sui tempi che giustificherebbero quindi la tesi che il movimento no TAV non è violento, aggressivo, ma è difensivo, no? La conferenza stampa del dopo 3 luglio. Dimmi pure qual è. La mia tesi era che era stata preparata un'aggressione per scatenare una reazione, che è un'altra cosa. Perché? Perché dico che è stata preparata? Perché combinazione le fotografie mostrano che chi è andato a caccia dei notav dentro il bosco si è premurato di togliersi le mostrine e i gradi e sono rimasti soltanto i velcro. Questo credo che sia un fatto grave. Indossavano tutti dei caschi, gli occhiali da motociclista oltre i caschi e sempre per travisare di più il volto. Allora, la mia tesi è proprio quella, che è stata fatta un'azione per provocare una reazione. No, ma la seconda, la parte clou della domanda era lui, perché è la cosa che ci è stata detta alla conferenza stampa in questura dopo il 3 luglio, no? Hanno esibito anche questi caschi naturalmente protettivi, le maschere, a parte gli striscioni, a parte le felpe, eccetera, per dimostrare, come dire, che c'era una sorta di divisa di professionisti della violenza. Però i dispositivi, come li chiamerebbe la questura, di protezione, questo ragazzo li indossa, no? Allora, voglio dire, loro sono andati senza mostrine, per sapendo che avrebbero compiuto magari degli atti su cui potevano poi dovevano magari poi rispondere. Però la stessa cosa viene detta dalla questura: se si sono tarpati così è perché sapevano che avrebbero affrontato una situazione di scontro. Cioè, la questione è sempre la stessa, no? Lo dico anche la domanda che rivolgo a lei, perché comunque da lì, diciamo, dal punto di vista etico-politico non si può scappare, poi le immagini parlano chiaro. Cioè, se io vado per tirare una pietra a poliziotto, mi devo aspettare che questo usi anche la 765, perché è assolutamente autorizzato a farlo. Dopodiché, quando sono nel fermo, no. Allora, io voglio capire, non so neanche io bene che domanda fare, però è la cosa, è una cosa che in qualche modo va giustificata. Cioè, ho capito. Ma guarda che se lì ci fosse una signora con la permanente, con la faccia di quelle che fanno la polenta nelle fiere, sarebbe più facile, no? Qui invece hai c'è uno con un casco delle quindi protezioni. No, non dico questo. Però voglio capire come giustifico lui col casco. Certo, allora lui col casco. Poi puoi insultarmi quando vuoi. No, lui col casco è giustificabile come le altre centinaia di persone che erano lì col casco. Perché quando ti sparano addosso. Noi vendiamo i caschi in ottava anche, lui probabilmente ce l'aveva e non l'ha comprato, ma non è che io vado in giro col casco, e se avessi avuto il casco il 29 di febbraio invece che l'avevo lasciato nel bagagliaio della macchina, probabilmente non mi rompeva nel gomito, perché non mi preoccupavo tanto di alzare il braccio, mi spiego,
Voglio anche ricordare un'altra cosa. L'avete visto tutti il video di Simonetta che arringa il 3 luglio i poliziotti. Simonetta aveva il casco in testa, no? Allora vi invito ad andare a vedere qua sopra l'immagine del ferito, mi pare numero 2, no? Che non ha nessun casco, gli hanno staccato la testa, lui non ce l'aveva il casco, in compenso gli hanno piazzato un trauma cranico che gli ha dato 60 giorni di prognosi. Ora voi capite che non si può dire siccome tu hai il casco tu sei violento, no, io ho il casco e cerco di difendermi. No, diciamo che te l'aspettavi. E certo che ce l'aspettavamo, cazzo. Infatti capisci, proprio la sequenza che ho denunciato prima, il poliziotto che c'è lì che tira la pietra è prima degli altri. Allora, capiamoci un attimo, è giusto che io mi premunisca, eh? Però scusa, quelle pietre erano già lì sul piazzale della Madonna. Guardate che le pietre lì dentro ce ne sono centinaia, eh? Cioè voglio dire, se andate alla Maddalena anche adesso basta chinarsi e raccogliere. È per quello che avevamo preso un po' per il fondo schiena i carabinieri quando hanno detto che avevano trovato uno zaino pieno di pietre per tirarle. Voglio dire, solo un carabiniere potrebbe caricarsi uno zaino alla Maddalena per cercare una pietra per tirarle. Perché, voglio dire, non è come Ercole quando è arrivato nella zona di Marsiglia che si è trovato in una zona piena di fango e senza nessuna pietra, per cui se Giove non gli mandava un po' di pietre, gli altri del posto lo ingiaccavano e lui si sarebbe trovato in grossa difficoltà. Ecco, non è così. Alla Maddalena, in qualsiasi posto, tutti chini, piena, pera e l'asto. Ecco, quindi è sassosa la zona, diciamo così. No, sassosa anche sulla zona della... Vabbè, ma poi... Ma poi ho qua... Poi voglio far presente che abbiamo avuto il grosso piacere di vedere che la ruspa che ha distrutto la Maddalena è dell'Italcoge e probabilmente era guidata da qualcuno dell'Italcoge, anche perché una cinquantina di fotografie sono state fornite qui dai signori Lazzaro, quindi ci sono qui fornite, quindi erano sicuramente presenti sul posto e quindi abbiamo già capito che nessuno pagherà per la distruzione del sito archeologico della Maddalena, perché essendo stato perpetrato da un'azienda fallita, chiaramente potranno chiedergli i danni penali, ma sicuramente non i danni civili, perché i soldi non li hanno e quindi niente, ciccia. Quante, complessivamente, se avete un'idea di quante sono le denunce fatte dai vostri attivisti per violenze di questo tipo? Sai, i nostri attivisti, se non hanno proprio almeno 40 giorni o 30 giorni di nessuno di noi va. Allora, stiamo mettendole giù le denunce delle forze dell'ordine, la media è 5 giorni e mezzo di prognosi. Nessun notaio andrebbe a fare la coda al pronto soccorso per 5 giorni di prognosi, ve lo garantisco. Ovviamente non tutti ci vanno, non tutti ci vanno anche per una grossa sfiducia nella magistratura. Perché noi avevamo più di 200 feriti, però voglio dire, non è un problema di quanti feriti ci sono, è che tanto in ogni caso. L'ha dimostrato molto bene la vicenda di Venaus 2005. Allora, io vi invito tutti a andarvi a rileggere la sentenza di archiviazione dei fatti del Venaus 2005. Io fossi stato uno della polizia, vi garantisco, piuttosto che farmi archiviare con quelle motivazioni, mi dispiace affrontare il processo. Perché un'archiviazione del genere veramente fa paura. Dove si dice è vero tutto, hanno fatto veramente le più grandi porcate del mondo, ma siccome non si riesce ad andare a individuare chi è il personaggio che l'ha fatto, lo dobbiamo archiviare. Però la trafila di comando faceva schifo, il comando faceva schifo, l'altro faceva schifo, l'altro faceva schifo, però siccome non si sa chi prendere, bisogna archiviare. Allora,
Capite che a questo punto continuare a fare delle denunce per niente, alla fine ti stupi anche, perché dici che cavolo. Se posso, solo rispetto a quello che diceva, che voleva, che continuava a dire dove voleva arrivare Max, no, però qui bisogna fare attenzione però ai piani, perché c'è un errore di fondo, che è l'errore che diversa stampa sta facendo da un po' di tempo a questa parte. Qui non è che ci sono due fazioni in gioco e allora è la roba a chi è più forte, perché sennò anche il discorso porta sempre a quello, no? Non è questo il concetto. Noi, come anche la conferenza stampa cui facevi riferimento tu, mi sembra che il 4 di luglio abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo detto delle cose chiare, no? Ci siamo anche assunti delle responsabilità. La magistratura queste responsabilità mi sembra le abbia vagliate, abbia arrestato 30 persone e boh, casco o non casco, questo è il risultato. Adesso qui c'è un'altra parte, quindi non è sono più cattivo io, sono più cattivo loro, guarda chi aveva più caschi o meno caschi. Ok, quello c'è tutto, c'è già un'indagine, c'è della gente in galera ancora oggi, ma no, qui il discorso è un altro, perché se facciamo un discorso del genere, insomma, cambia tutto, no? Non è che qui siamo due fazioni in campo e si fa tifo e chi vince si prende la Maddalena. Qui di fronte noi abbiamo lo Stato rappresentato dalla polizia, perché in Val di Susa lo Stato lo rappresentano solamente le forze dell'ordine. Dall'altra parte, insomma, ci sono dei cittadini che si organizzano, chi commette dei reati mi sembra che sia anche già stato punito o sarà ancora punito, quindi qui siamo un altro tipo di discorso. Noi facciamo vedere che un pezzo dello Stato commette dei reati e poi facciano loro, non sarò mai io a chiedere per mia natura l'arresto di nessuno, però qua ci sono le prove. Sicuramente, visto che il rapporto movimento, cittadinanza è stato da quel punto di vista, possiamo dire, come diceva Alberto prima, anche sui referti e quant'altro, non ci fidiamo. Perché a questo punto, oltre a queste cose, non ci si fida, tant'è che anche questi documenti andranno in altre procure, perché mancano i presupposti per la fiducia. Sono fallite tutte e tre le ditte che hanno fatto le rescinzioni di Chiomonte, una è intestata alla moglie di quello che gli è fallita la ditta, l'altra è, però continuano a tirar su rescinzioni. L'operazione Minozzo, ma c'è di tutto in piedi, ci sembra che insomma, la procura abbia altro da fare rispetto alla vicenda più in generale, abbia un'ottica sola e qui ci sono i risultati. Poi sul resto, quello che c'era, insomma, le nostre responsabilità le abbiamo sempre ammesse, c'è anche chi le fa pagare, quindi più di così non ci vede niente di strano. E poi anche il discorso sul casco, non so se fosse una cosa tra noi due, non lo so, una vicenda tra chi è più forte, chi è più cattivo, c'è il casco, allora ti picchio, non può passare anche questo concetto, altrimenti si torna, non c'entra con oggi, non mi voglio ammorbare oltre, però è il concetto di Pecorella e delle altre questioni, no? Che ok, tutto il senso di quella roba, ma il senso era perché non gli hai, quel carabiniere non gli ha spaccato la testa, perché quello gli diceva Pecorella, e non può passare questa cosa qui. Poi c'è tutto il resto del discorso, però sono basi di diritto, sono basi fondamentali. Se io ho un casco, poi pagherò, se sarà un reato, pagherò le conseguenze. Mi sembra che ce lo facciano fare bene. Quindi non è neanche un casco integrale, è quello lì di solo, oltretutto. Quindi non possono neanche dire che c'è il travisamento, perché il volto si vede bene. Infatti gli hanno spaccato la faccia. Scusate, solo sulla questione temporale, che prima per la reazione che ci sarebbe stata da parte del movimento alle forze dell'ordine. Il fatto che negli atti dell'inchiesta un reato sia contestato a partire dalle 13.30 magari vuol semplicemente dire che prima di quell'ora non avevano magari prove disponibili tali così forti da finire gli atti dell'inchiesta. Cioè, voglio dire, io metto negli atti dell'inchiesta quell'immagine o quella documentazione in cui riesco a provare a dare un'identità precisa alla persona che sto accusando. Il fatto che dalle 13.30 ci sia una contestazione non vuol dire che magari un clima diverso delle quelle che loro chiamano provocazioni ci siano già state prima. Cioè, loro hanno un buon gioco a dire no, c'era un clima di provocazione, quindi ci siamo mossi e quindi poi quando abbiamo intercettato le persone abbiamo fatto le contestazioni da quell'ora in avanti. Cioè, ho qualche dubbio sul fatto che possa reggere il proporre
Allora, i dubbi li abbiamo in tanti. Il problema è che, capite, siccome ci sono centinaia di fotografie, tutte con le ore, e tutte queste centinaia di fotografie relativamente ai 41 indagati sono tutte successive, il problema è, o prima la polizia scientifica era da un'altra parte, no? Oppure non credo che a un certo punto, solo da una certa ora in avanti, siano andati a fare le fotografie. E non c'è solo la polizia scientifica, perché c'è la ditta Lazzaro, c'è la stampa, c'è i fotografi dei vari giornali e tutto il resto. Allora uno si pone il problema, no? Io non posso escludere nulla, ma siccome tutta la documentazione che c'è qui è successiva, io sono autorizzato a ritenere. Poi se hai delle prove diverse le tirerai fuori, ma a oggi le prove che ci sono queste. Perché poi fosse uno, ma ripeto, sono centinaia le fotografie. Quindi uno dice, statisticamente è rilevante, poi non è che si esclude. In una statistica non si può mai escludere un dato anomalo, però è un dato anomalo. Se non c'è altro, signore. Non c'è, solo se il video è su YouTube ed è linkato a... Noi qui abbiamo una versione scaricata ed è linkato sul sito Notavinfo, mentre il materiale cartaceo è solo questo che vi distribuiamo, perché non faremo circolare via web il materiale. Vi ribadisco che la Procura della Repubblica ha tutta la documentazione che vi stiamo facendo vedere e molta di più. E ringraziamo solo, permetteteci, il centro Sereno Regis che ci ha ospitato per questo, insomma, per questa conferenza stampa, che non era una delle solite. E dobbiamo anche stampa. Ricordare che ciò che non fa notizia, ma sta continuando lo sciopero, il digiuno, non lo sciopero della fame, il digiuno per chiedere di essere ascoltati in modo corretto. Posso solo fare un altro problema? Tu hai detto che farete denuncia anche a altre procure, sono già state avviate le procedure oppure aspettate? No, da oggi consegniamo il materiale. Ma quali saranno le altre procure? Ma credo quasi tutte quelle italiane, che non siamo qui. Faremo una. Vediamo se qualcuno ci terremo. Intendo aprire un fascicolo.